Amici di Safe Drive Motorsport, ben ritrovati, un appuntamento abbastanza elettrico questa settimana, sì, perché torniamo a parlare della Smart E-Cup, ovvero del campionato, il primo al mondo turismo 100% elettrico, ruote coperte, che siamo soliti seguire nelle piste lungo tutta l'Italia, ma che in questo caso invece ha trovato un contesto diverso all'interno di una bellissima manifestazione, ovvero l'E-Motor Show di Messina. Si è corso, gara in seguimento, adesso vi spieghiamo e raccontiamo tutto per chi non avesse avuto modo di seguirla in streaming in diretta. Ma vado subito a presentare i nostri ospiti. Il primo è direttamente qui in studio con noi, ovvero Max Palumbo, manager della Smart E-Cup. Ciao Max. Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici da casa. A Messina sai che ci siamo proprio divertiti? Sì, ci siamo divertiti, è stato veramente molto molto bello. E allora andiamo a condividere con i protagonisti che erano lì naturalmente quello che è stato questo bellissimo evento, e vado a salutarli in ordine. Intanto ringrazio di essere con noi, perché so che non ha moltissimo tempo, naturalmente sempre impegnatissimo. Giuseppe Campagna, presidente di ATM Messina, ben arrivato presidente, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie a voi. E poi due protagonisti che ebbe un po' a sorpresa e un pochino meno. Parto da quello un po' più a sorpresa, perché lui di solito di elettrico guida gli autobus, che sono una parte importantissima della flotta di ATM Messina, ma poi di elettrico anche sulla Smart E-Cup ha figurato benissimo in gara, è stata veramente la grande sorpresa di questo evento, vero Biagio Midili? Ben ritrovato Biagio, ciao! Ciao a tutti, ciao! È una bellissima storia la tua e poi la racconteremo naturalmente. E poi onore al vincitore, lui che ha raccolto un titolo europeo KZ2 nel kart, una grandissima carriera nel kart, e che con la Smart E-Cup si è trovato molto a suo agio andando a vincere l'appuntamento della categoria Pro della Smart E-Cup all'E-Motor Show di Messina. Angelo Lombardo, ben ritrovato Angelo. Buongiorno a voi. È stato veramente veramente molto bravo. Allora, complimenti ancora naturalmente, complimenti a tutti. Presidente, parto da lei. Abbiamo detto il contesto era questo, questa che è stata definita una sorta di edizione zero, puntata zero dell'E-Motor Show di Messina. Intanto vi chiedo da dove è nata questa idea e se siete soddisfatti di quello che è stato il risultato finale. Sì, certamente siamo soddisfatti per quello che è stato fatto. L'idea parte dalla voglia di reinterpretare in un modo diverso il concetto di settimana europea della mobilità, che in passato era stato sempre effettuato un po' nel chiuso di stanze, di salone, nel quale si facevano convegni ed incontri. Invece abbiamo voluto portarlo fuori all'esterno e far toccare con mano alla cittadinanza quello che era, quello che è già il presente, ma che sarà certamente il futuro della mobilità, e chiaramente non solo nella mobilità intesa come trasporto pubblico locale, quindi autobus dei quali ci occupiamo, ma anche quella che è la mobilità di tutti i giorni, la mobilità che vivono i nostri concittadini e l'utente che sta sulla strada, che si approccia da poco sostanzialmente all'elettrico. Ecco, ricordiamo ATM Messina, se non sbaglio, a livello di regioni centro-sud ha la flotta più corposa di veicoli proprio elettrici, giusto? Sì, in rapporto al numero di mezzi che abbiamo, abbiamo la flotta con un maggior numero di mezzi elettrici, abbiamo infatti 16 mezzi elettrici su una flotta che ha raggiunto ora i 100 autobus, però nella categoria e nel settore dei mezzi da 8 metri siamo quelli che nel sud Italia abbiamo il maggior numero di mezzi in assoluto. Insomma, si risponde anche concretamente a questo cambio di esigenze, questo cambio della mobilità. Presidente, un'ultima domanda, poi passo agli altri. Volevo chiederle se si è divertito alla fine, perché l'E-Motor Show è stato un grandissimo spettacolo, 3 giorni con la Smart E-Cup, ma ricordiamo anche le tante esibizioni che si sono alternate, non da ultimo un testimonial di un certo prestigio, diciamo così, ovvero l'ex pilota di Formula 1, attuale pilota ancora ufficiale Ferrari in Gran Turismo, Giancarlo Fisichella. Sì, diciamo che Fisichella si trovava a passare da Messina e quindi gli abbiamo chiesto se gentilmente si poteva fermare qualche ora da noi. Poi, appena visto di cosa si trattava, ha preferito rimanere 2 giorni e stare lì insieme a noi. Ma ci siamo certamente, intanto ci siamo divertiti, ma devo dire che eravamo anche, abbiamo un po' barato per certi versi. Abbiamo barato perché conoscevamo bene qual era la passione per il motorsport della città di Messina.
che negli anni, diciamo, ha dato lustro di sé, quindi sapevamo di toccare un tasto che negli ultimi anni si era un pochettino così, questa passione sembrava assopita, non si erano organizzati grandi eventi e invece abbiamo voluto organizzare proprio le Motor Show per ripartire da questo evento e per far ridiventare Messina al centro dell'attenzione nel settore del motor show, del motorsport, ma l'abbiamo voluto fare anche avendo molta attenzione all'ambiente e alla sicurezza, tant'è che abbiamo effettuato proprio con Giancarlo Fisichella proprio una masterclass all'università e poi abbiamo organizzato una 2 giorni con i bambini dei centri socioeducativi grazie a un'altra partecipata del comune che è la Messina Social City, e abbiamo organizzato proprio dei corsi di guida sicura che sono stati patrocinati sempre dall'ACI e insomma abbiamo visto che i bambini si sono divertiti, ma si sono divertiti in sicurezza e gli abbiamo cominciato a dare quelli che sono i primi lineamenti di quello che è guidare con attenzione e soprattutto poter come dire, toccare con mano quali sono poi anche quelli che sono i pericoli che ci sono sulla strada e la prudenza che bisogna avere, perché ci si può divertire, si può correre e abbiamo visto insomma che tanto piano non sono andati, anzi ad un certo punto hanno cominciavano a prenderci gusto, quindi se non l'avessimo, se non era tarata sui, come dire, sui 3 giorni l'evento, loro avrebbero continuato a correre per intere settimane. E quindi diciamo ci siamo divertiti e poi abbiamo avuto l'esploit di avere il nostro autista Milili che ha fatto scintille. Senti Biagio, beh, allora raccontaci un po' come è nata questa esperienza, perché tu poi in realtà non sei un pilota, non fai questo di attività, effettivamente sei un autista di autobus, di mezzi pubblici elettrici, quindi raccontaci un po' come è andata. Praticamente un giorno il presidente ha chiamato sia me che la collega Costantino per questa opportunità, ci ha dato questa opportunità. E tutto è nato, non so, giorno dopo giorno, la passione per i motori c'è sempre stata, però non ho mai fatto una gara agonistica. Questa è stata proprio una bellissima esperienza. Ti ringrazio tantissimo, presidente. Senti, ma c'è stato un momento, perché sei partito da zero, naturalmente, bisogna dire che praticamente tutti, perché forse l'unico dei piloti che erano schierati era forse Gianluca Moriello, che aveva guidato la Smart per Gusa, e per gli altri, anche se piloti esperti, soprattutto nella categoria, però era una prima volta sulla Smart E-Cup. Quando hai capito che ci stavi prendendo gusto, ma soprattutto che iniziavi a fare i tempi che erano molto vicini, se non addirittura a livello assoluto dei migliori? Il sabato pomeriggio, venerdì, ma non conoscevo ancora molto bene la macchina e cercavo di andare tranquillo. Poi appena ci ho preso gusto, sabato ho cercato di forzare, poi domenica abbiamo fatto un bel tempo. Adesso, quando guidi gli autobus elettrici, ricordati che non è la Smart, mi raccomando. Ma comunque complimenti, sei stato veramente fenomenale. Torneremo poi anche da te, passo un attimo adesso a Max Balumbi in studio. Max, allora, come diceva il presidente, un grande evento, si è basato sulla passione, ma i momenti bellissimi, come ricordavamo, anche quelli dei bambini, la mattina c'era un entusiasmo davvero pazzesco, molto molto bello, molto colorato, rumoroso, divertente. Però c'è stato poi tanto lavoro a livello ufficiale, perché c'era LPD che è promoter naturalmente della Smart E-Cup, lo sappiamo, e la gara titolata C-Sport. Insomma, quindi diciamo che avete contribuito in maniera importante a far sì che tutto diventasse un bel evento, quello di Messina. Assolutamente sì, c'è stato un gran lavoro di squadra da parte di tutti, da parte dell'LPD, della Smart, di C-Sport, della TM Messina, senza il quale sì, naturalmente tutto ciò sì, non sarebbe certo stato possibile. Alla fine il risultato credo sia stato molto più che soddisfacente, un ottimo risultato. Siamo riusciti a mettere da una parte il presente, il passato, il futuro di quello che è il motorsport, le auto d'epoca, le auto del futuro che sono le Smart, fondamentalmente le vetture elettriche, ma anche un po' tutto quello che è il motorsport, dai kart alle macchine da pista, alle vetture da rally. Abbiamo fatto sfilare le Vespe, che sono la storia del nostro paese, le auto storiche, che è da ciò da cui tutto ciò deriva. Siamo figli di, come si potrebbe dire. E allo stesso modo la Smart si è dimostrata particolarmente eclettica. Abbiamo dimostrato di poter fare gare in pista, di poter fare gare sulle neve, di andare al Mondiale Rally in Sardegna.
di poter fare gli slalom, di poter fare le gare in salita. A questo punto possiamo fare anche il motor show. E soprattutto... Sì, perché qui dobbiamo dire che c'era la gara in seguimento, ovviamente. Non era impossibile, era impossibile realizzare un tracciato per una gara classica, sostanzialmente con una griglia di partenza. Quindi una gara in seguimento due alla volta, ma ha funzionato molto bene, come giustamente ricordavi, proprio nella tipica conformazione motor show. Anche perché la TM Messina ha giustamente voluto che il parco piloti fosse di un certo livello. E anche in quel caso abbiamo spaziato da Biagio alla sua prima corsa in assoluto, ad Angelo che ha un notevole passato, un notevole presenza nei kart, ma non ha mai corso in auto, a fenomeni, idoli delle folle come potevano essere Totò Riolo, Salvatore Riolo, che con i rally non ha bisogno di presentazioni. Beh, insomma... 150 vittorie, Totò è leggenda in Sicilia, la vittoria assoluta lo ricordiamo al Targa Florio, quindi a corsa, perciò lì davvero quella, la vittoria che vale un'intera carriera, però è un pilota in realtà di dimensione nazionale e anche quasi oltre sostanzialmente, perché la Sicilia è la regione splendida dalla quale proviene ovviamente, ma lui insomma ha corso davvero un po' a tutte le latitudini con tantissime auto diverse e ottenendo sempre grandi vittorie. Stiamo andando verso la chiusura di questo primo blocco, però Angelo non mi sono mica dimenticato di te, perché poi cosa succede? Fanno questi eventi, i piloti vanno forti e dicono questo qui però magari il campionato della Smarty Cup potrebbe anche farlo, quello in pista intendo. Mi è piaciuta veramente veramente tanto questa Smart, i ragazzi, soprattutto Max, che mi ha spiegato un po' come funzionava all'inizio, perché sai, noi abbiamo sempre la curiosità di sapere come sono fatte, che genere di modifiche vengono apportate alle macchine, e devo dire che soprattutto lui mi ha dato un grande consiglio, perché mi ha spiegato quasi tutti i particolari come è fatta questa macchina, che a me è piaciuta veramente molto. Senti una cosa, tu sei stato un poco appariscente nella guida, perché tanti tuoi colleghi, c'erano molti che provenivano dal mondo del rally, Totò Riolo, ma non solo naturalmente, guida spettacolare, ruote che fischiavano di traverso, di qua, di traverso, di là. Tu sembravi sempre su due binari, quindi a guardar bene non impressionavi tanto, però il cronometro lo massacravi, cioè hai fatto dei tempi record continuamente. È la tua estrazione da kartista che ti ha portato a interpretare la Smarty Cup in questo modo, oppure hai capito che quello era il modo più efficace per sfruttarla al meglio sulla pista dell'E-Motor Show di Messina? Ma sai, io ho sempre avuto un motto da piccolo, anche adesso, per me quando si fa tanto rumore si fa poca strada, quindi è meglio fare poco rumore e tanta strada, perché poi alla fine andiamo a combattere sempre contro il tempo ed è quello che a noi interessa. Sì, assolutamente, confermiamo con dei distacchi importanti contro avversari di grande calibro, come stavamo giusto ricordando prima, perché il palmarès complessivo di questa gara è stato veramente notevole, così come quello di tutto l'evento, comprese ovviamente le varie dimostrazioni, esibizioni che ci sono state nel corso appunto del weekend. Allora, adesso noi ci prendiamo una piccolissima pausa, però restate lì che torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Safe Drive Motorsport. Ben ritrovati amici di Safe Drive Motorsport, seconda parte come promesso, una piccolissima pausa, ma ci siamo ancora qui per parlare dell'E-Motor Show di Messina e della Smarty Cup, che ne è stata grande protagonista, un po' l'anima con la sua gara naturalmente, però insomma l'E-Motor Show di Messina è stato naturalmente anche tanto tanto altro, come stavamo appunto ricordando e raccontando. E torno a rivolgermi adesso in particolare a Giuseppe Campagna, il presidente di ATM Messina, l'organizzatore quindi di questo bellissimo evento, l'E-Motor Show di Messina. Beh, intanto presidente, l'abbiamo visto spesso emozionato, divertito, quindi insomma ha vissuto con grande calore, al di là poi di dover tenere un po' tutte le fila di questo evento naturalmente, l'E-Motor Show, e questo è stato penso molto bello per chi l'ha visto, per chi l'ha vissuto insieme a lei. Bello ritrovare il pubblico che è stato via via sempre più numeroso nel corso delle giornate, quindi Messina, come si diceva, passione per il motorsport, e ritorna a vivere un bellissimo evento che meritava di avere. Quindi guardiamo già al futuro, perché si è detto una puntata zero, un'edizione zero,
già si ragiona sul 2022 o è troppo presto? No, non è assolutamente troppo presto, abbiamo già effettuato i primi sopralluoghi per individuare un'area chiaramente più grande per l'evento del prossimo anno, perché devo dire che questo evento alla fine è un evento che ha coinvolto 30 aziende, che ha coinvolto aziende peraltro siciliane, che ha coinvolto più di 200 operatori, quindi più di 200 persone che hanno lavorato durante tutto l'evento. E gli spazi che avevamo a disposizione, diciamoci la verità, ci stavano un po' stretti, e quindi già stiamo pensando a qualcosa di diverso, a qualcosa di più grande, soprattutto perché ora è scattata in città una molla che tutti ci chiedevano notizie di questo evento, alcuni non lo sapevano, alcuni non hanno potuto magari partecipare, altri pensavano che fosse un evento così di secondo piano, poi si sono tutti invece resi conto di cosa stavamo parlando. E siccome abbiamo dimostrato che quando ci si mettono insieme soggetti che sono al top nel loro settore, che hanno grandi capacità organizzative, i risultati vengono. E quindi se le cose si organizzano e si gestiscono per bene, alla fine lo spettacolo è garantito e anche il risultato. Io spero di poter, riavere nuovamente l'EPD per il futuro, e l'ACI, cioè metterci tutti attorno ad un tavolo e vedere di organizzare un altro grande evento che dia ancora più spazio agli espositori, cioè alla parte che è di contorno rispetto alle gare, perché già quest'anno abbiamo avuto tanti espositori, abbiamo avuto un'area food, però vogliamo invece per il prossimo anno appunto fare qualcosa di più, e stiamo cercando una location che ci consenta di farlo, dando tantissimo spettacolo e cercando di creare meno disagi possibili chiaramente alla città, perché quando organizzi un evento di questo tipo è ovvio che hai bisogno di utilizzare le strade, magari qualche disagio lo puoi creare. Invece a Palla Recifine è andato tutto ok, perché non abbiamo assolutamente danneggiato o inciso sulla viabilità ordinaria, abbiamo garantito peraltro l'afflusso con i nostri bus navetta, quindi l'evento è stato organizzato e gestito avendo particolare attenzione a tutti questi aspetti, ma del resto, con LPD e con ACI non poteva che essere così. Assolutamente sì, Presidente, ricordiamo a questo punto che il Palla Recifina di Messina è stato in questo caso il teatro di questa prima edizione, e gli spazi sì, se ne possono avere sempre più, però e mi rivolgo a Max Palumbo, comunque intanto abbiamo avuto una pista di 720 metri, se non ricordo, che in un contesto del genere, in questo tipo di manifestazione, non è poco. Assolutamente. Tra l'altro molto ben disegnata, devo dire, nelle immagini notturne dell'alto era spettacolare, ma molto tecnica anche. Beh, abbiamo fatto il meglio che potevamo con gli spazi a disposizione. Credo che il risultato, l'hanno detto i piloti, non lo diciamo io, non lo dice il Presidente, ma lo dicono i piloti. Il risultato era molto, molto, molto soddisfacente. Le vetture andavano di traverso, le gare sono state belle da vedere, sono state belle battaglie in pista. Abbiamo, come diceva giustamente il Presidente Campagna, abbiamo lavorato tutti insieme, tutti dallo stesso lato, per creare qualcosa che non si era fatto prima. Che tutti hanno voglia di vedere la puntata 1, finalmente, quella grande, bella, e stiamo lavorando per arrivare al 2022 con qualcosa di più grande, di più bello, più raffinato. Una volta messa in moto la macchina, a quel punto ci possiamo solo che divertire. Sì, no, te lo volevo dire, vi dovete sbrigare perché il Presidente sollecita, lo vedo come sempre giustamente molto carico, perché sono 2022 e poi dietro l'angolo. Ah, ma il Presidente ha dimostrato con l'ATM e con l'Imotor Show di essere una persona molto concreta. Ottiene ciò che vuole, sa come farlo, e i risultati poi li abbiamo visti, perché portare in pista AutoSmart con 16 piloti, con una marea di vetture da rally, di vetture da pista, poter spaziare tra i kart di Angelo sostanzialmente, a quelli elettrici, a poter far correre piloti come Toto Riolo, piloti come Biagio, ma poter dedicare la mattina ai bambini per fare una scuola guida con le vetture elettriche, quindi con dei kart elettrici per insegnargli quelle che poi fondamentalmente fra 10 anni, 15 anni saranno le loro vetture stradali, è un qualcosa che può solo che diventare grande, per cui possiamo solo che dire grazie. Assolutamente sì. Biagio, che fai? Tu ti riproponi? Perché sarà mica stato un episodio singolo questo qua. Sei la punta di diamante di ATM Messina, e non ti sto prendendo in giro, beh, è la verità comunque.
sarei disposto per nuove esperienze. Vabbè, sei stato molto diplomatico, dai, diciamo, però intanto abbiamo lanciato questo messaggio al presidente. Senti, abbiamo parlato della pista, Biagio, a te è piaciuta? Da come sei andato penso di sì, però un tuo parere. Molto divertente, c'erano dei pezzi più lenti ma pezzi molto veloci, era molto tecnica, è stata una bella vista davvero. Complimenti agli organizzatori. Senti, questa Smart E-Cup, la Smart elettrica da competizione naturalmente, te l'aspettavi così? Perché chiaramente guardandola da fuori magari qualcuno dice ma sarà, però non mi convince tantissimo. Tu invece che impressione ne hai avuto? Come primo impatto lo pensavo anch'io, però mi sono sbagliato, è molto divertente. Molto divertente davvero. Angelo Lombardo, allora vengo da te. Beh, intanto commento sulla pista e sulla Smart E-Cup anche da parte tua. Ma guarda, per quanto riguarda la pista penso che hanno fatto un lavoro magnifico tutti gli organizzatori che l'hanno anche disegnata, perché comunque per disegnare una pista così ed essere una pista così tecnica ci vogliono persone di un certo calibro che sono stato veramente in gamba a farlo. E poi per quanto riguarda la Smart, anche io all'inizio ho pensato che non fosse così divertente come poi lo è stato, perché mi ha dato veramente delle grandi, lasciando stare le soddisfazioni ma le emozioni. Insomma, l'ha interpretata veramente veramente alla grande, ancora complimenti. Ritorno un attimo dal presidente, perché ci stiamo avviando verso la chiusura di questa puntata, e lui è stato, devo dire, molto carinamente, molto elegante, non ha citato l'esibizione della Formula Renault, per esempio, che è stato uno dei clou della manifestazione guidata da Andrea Campagna. E quindi, insomma, presidente, è stato un bel momento, possiamo dirlo, insomma, anche perché tra l'altro Andrea sta progettando, a quanto so, proprio di poter eventualmente fare anche questo campionato Formula Renault il prossimo anno. Sì, non poteva che farmi piacere, ovviamente, no? La passione per i motori, diciamo, ce l'abbiamo in casa, e nel momento in cui è stato, diciamo, un bel regalo, diciamo, che ho ricevuto questa volta da mio figlio, perché chiaramente non potevo farlo certamente competere sulle smart, ma nel momento in cui mi ha detto che il suo team era disponibile a fare un'esibizione, io ho accettato certamente con piacere, conoscendo e sapendo anche qual è la sua passione. Peraltro Angelo lo sa, perché corrono pure insieme, quindi e sa anche quali sono poi anche, come dire, i sacrifici che si fanno per poter continuare a correre e raggiungere magari poi determinati risultati. Io devo dire, fatemi fare un attimo ora però un po' l'imprenditore, nel senso che abbiamo organizzato questo evento. Io voglio ringraziare intanto l'amministrazione comunale perché ci ha creduto, ci ha supportato, ma alla fine è rimasta contenta. Dopo abbiamo anche messo insieme un parterre in termini di sponsor di primo livello, anche sponsor istituzionali dall'Università di Messina. Abbiamo avuto anche della sponsorizzazione, anche se non in termini economici, da parte dell'ASP e devo dire del commissario Covid. E devo dire che essere riusciti in quei giorni a fare un più 20% di vaccinazione al Pala Rescifina è un risultato che certamente ci fa piacere, perché è un risultato importante come lotta alla pandemia. Dopodiché abbiamo avuto, diciamo, il supporto di realtà imprenditoriali importanti della città, le cito, ma non perché voglio fargli pubblicità, ma perché sono dei partner importanti a Messina. E anche l'appoggio, diciamo, del quotidiano della città, che certamente ci ha spronato ad andare avanti, ci è stato molto vicino. Io voglio ringraziare tutti per questo loro supporto, e speriamo il prossimo anno di fare un qualcosa che abbia un impatto ancora maggiore, ancora più diretto.
Tra l'altro, Presidente, giustamente ne approfitto per ricordare MovUp, l'app di ATM Messina, perché giustamente, visto che ho avuto la fortuna, insomma, di poter essere speaker di questo evento insieme al caro collega Giovanni Remigare, giustamente il Presidente ogni tanto mi diceva la devi ricordare l'app, la devi dire, e io diciamo che ho preso spunto, insomma, e ne abbiamo parlato a lungo durante questo evento. Sì, è vero, questo grandissimo coinvolgimento, come giustamente veniva ricordato, abbiamo avuto anche atleti disabili vincitori, anche addirittura di medaglie olimpiche, i ragazzi dell'Università Messina col progetto Stretti in Carena, legato in questo caso alle due ruote, che salutiamo e sono stati davvero splendidi, e un grande in bocca al lupo anche a loro. Max, chiudo con te, siamo davvero in chiusura perché abbiamo nominato la Smarty Cup, diciamo si chiuderà a Vallelunga, finale di stagione, si arriverà con un punteggio doppio, tutto da seguire insomma perché è ancora un campionato bellissimo come sempre. Bellissimo, apertissimo, e a Vallelunga col punteggio doppio vale ancora tutto, quindi non mancate, fine mese, fine novembre, vi aspettiamo a Vallelunga in pista. Ah, beh sì, non nei giardinetti, non è... vabbè, va bene. Allora, grazie mille davvero a tutti. Allora inizio a salutare, beh, chi studio qui con me, Max Palumbo, grazie mille manager della Smarty Cup, in collegamento, grazie ancora per il tempo che ci ha dedicato a Giuseppe Campagna, presidente di ATM Messina, anima di questo e-motor show di Messina. Grazie ancora, presidente. Grazie a voi. E poi naturalmente Biagio Midili, l'autista di autobus più veloce d'Italia, di Messina, ma d'Italia anche, dai, diciamo così. Grazie Biagio. E un saluto poi ancora al vincitore, lo ricordiamo, della Smarty Cup categoria Pro, quindi il top assoluto sostanzialmente di quello che è sceso in pista all'E-Motor Show di Messina, grande campione di kart, Angelo Lombardo. Grazie anche a te, Angelo. E per quanto mi ricordo... Grazie ancora, per quanto mi riguarda invece, come sempre, l'appuntamento è per la prossima settimana con Safe Drive Motorsport.